allievo di batteria di livello intermedio, una delle sfide più divertenti da affrontare è senza dubbio quella dello studio degli stili dei vari batteristi più famosi. Quello che ha suonato il pezzo originale, ovviamente non la base su cui ho suonato io, in cui mi sono esibito adesso, è uno dei grandissimi, uno dei batteristi che sono l'Olimpo della batteria, e che è John Bonham di Led Zeppelin. Cosa distingue un grande batterista da un batterista normale? Non è il fattore squisitamente tecnico, bensì è la riconoscibilità. Un grande batterista lascia la sua firma sul pezzo che suona ed è riconoscibile ad un primo ascolto anche senza sapere che sia effettivamente lui ad eseguire quel brano. Le caratteristiche di John Bonham sono tante, se ne parla e se ne è parlato tantissimo, ed è molto divertente per un batterista rock, soprattutto di estrazione rock come ad esempio sono io, e andare un po' a spulciare nelle cose che lui esegue più di frequente, soprattutto nei fill. Bonham è diventato famosissimo per aver eseguito dei soli eccezionali sul brano Moby Dick, ma i fraseggi che lui fa su quel brano li riproduce continuamente all'interno di ogni pezzo dei Led Zeppelin, soprattutto nei primi dischi, in cui i brani erano un po' più selvaggi. Una cosa molto bella che fa Bonham spesso e che rende caratteristici i suoi pezzi è l'utilizzo della cassa. Lui spesso usa a fare dei raff di cassa, degli appoggi doppi, con doppi colpi di cassa prima del rullante o prima dei tom che riempiono in maniera molto potente i fill che lui esegue. Anche nel pezzo Black Dog che ho eseguito adesso c'era ogni tanto questo abbellimento ed è più o meno una cosa che fa così. Cosa che Bonham utilizza molto nelle sue esecuzioni sono delle terzine fra mani e piedi. Sono molto semplici, molto elementari, ma riuscire a padroneggiare questo tipo di figurazione ci rende già capaci di suonare dei fill molto rock, molto potenti, che tantissimi batteristi negli anni 80 e 90 hanno copiato dal suo stile. Per approcciare un tipo di studio come questo possiamo iniziare da una figurazione base molto semplice che prevede la terzina fra mano destra, mano sinistra e cassa. Ovviamente andando più in velocità si ottiene quell'effetto bonzo di cui stiamo parlando adesso. 1, 2, 3, 4. Spezzando questo tipo di fill, creando delle frasi un po' più sincopate, si ottiene quel tipico fraseggio che Bonham utilizza all'interno dei suoi soli. Adesso farò una piccola improvvisazione sul suo stile, una cosa di 15 secondi, tanto per farvi capire di cosa si tratta.